Dieta frutta e verdura per dimagrire. Come funziona? In questo video Mario e Valerio non sono i tuoi fruttivendoli preferiti, ma i tuoi nutrizionisti preferiti ti andranno a spiegare come funzionano la frutta e la verdura nella dieta e come funziona una dieta che magari comprende solo frutta e verdura e perché o se fa dimagrire. Tanto come se non bastasse il fatto che tutti si ingozzano di frutta e di verdura quando vogliono dimagrire, ogni anno esce sulle riviste o dopo le feste o prima dell'estate la dieta del frutto X, quindi la dieta dell'ananas, la dieta del limone, la dieta della mela. Mario, aggiungi se me ne sto dimenticando, Pompelmo del ok? lampone. Tutte che ti fanno togliere la qualsiasi, togli tutta la pasta, i carboidrati vari, togli la carne, non mangiare nient'altro se non una valangata di frutta e di verdura. Ora, questo oltre a non essere assolutamente una cosa intelligente, per niente, non fa nemmeno bene. Perché? Partiamo subito con una notizia scioccante. Mario, quando lo diciamo questa cosa sciocca sempre praticamente tutte le persone che ci seguono. La frutta è zucchero, ok? Cioè, ora tu dimmi perché a dieta dovresti voler togliere tutto quanto e nutrirti di solo zucchero. Non ha un senso in realtà. Perché appunto se tu controlli, ma basta che tu controlli un'etichetta, tu legga, non so, sul sito ufficiale dell'Istituto di Nutrizione, sulla nostra app che è gratuita tra l'altro, inserisci la frutta e ti dirà esattamente quanti carboidrati, quante proteine, quanti grassi e quanti zuccheri ovviamente, e ti Piccola uscirà. nota triste, l'altro giorno un medico mi ha detto: no, ma tanto la frutta è acqua, quindi vai tranquillo. Ebbene sì. Ok, facciamo un minuto di silenzio per questo medico e torniamo a parlare del fatto di frutta, verdura fanno bene, quindi mangiane a volontà. Hai capito già che quando tu ti metti a dieta di testa tua e ti metti a fare la dieta, appunto, no, ho mangiato tanto, quindi mi faccio una settimana di frutta. Non ha senso, ma ti sei mai chiesto perché ogni volta che fai una dieta così non hai risultati? Perché non stai facendo altro che rimpinzarti di frutta che non è a zero calorie, ok? Come diceva l'amico medico di Mario, perché sono amici suoi quando dicono queste cavolate, non è gratis, ok? Cioè non è a zero calorie. Tu mangi la frutta, entrano tot calorie. Quindi quando anche a dieta normale ti mangi la frutta perché dici vabbè, ho finito, magari non posso mangiare più perché ho finito quello che c'era prescritto, mi mangio la frutta che è gratis, è zero. No, ho sbagliato. Ora, facendo queste diete assurde, non solo crei proprio picchi continui di insulina, aumenti la tua glicemia perché butti sempre zucchero, ma a parte che appunto non è salutare, sì, alle vitamine, a tutto, quindi in un'alimentazione normale va consumata, ma non ti fa bene imbottirti di zuccheri per quanto sia da frutta, ok? Altro errore, altra cosa comune e sbagliata che si fa è dire che mangia verdura, palate in quantità perché tanto fa sempre bene. Non è che sia proprio così. Quante persone arrivano da noi con la pancia proprio gonfia e non si spiegano il perché, ci chiedono aiuto per non dimagrire, non scolpire, non altro, aiuto per sgonfiare la pancia. E semplicemente quando poi guardiamo come si nutrono, spesso vediamo che consumano uno sproposito di fibre. Perché? Succede questo perché o sei convinto, il più delle volte, che appunto, visto che la frutta, la verdura sono gratis, ne mangi 14 kg al giorno, oppure perché magari cerchi di saziarti di verdure perché nella tua dieta non mangi un cacchio, oppure perché appunto ti hanno detto che fa sempre bene, quindi devi mangiarne più che puoi finché non scoppi. In realtà non è così, anzi ci sono tanti contro, perché se consumi un sacco di fibre, uno, non sempre mangiare tante fibre fa bene perché c'è un ben preciso livello di fibre che per uomo donna indicativamente tra i 15 e i 20 grammi, ok, 30 grammi al massimo di più può causare costipazione e impedirti di andare correttamente in bagno, di evacuare, perché formi un vero e proprio agglomerato di fibre che ti fa di conseguenza gonfiare lo stomaco
e non ti consente di evacuare correttamente. E poi, ragazzi, una quantità spropositata di fibre può avere anche un effetto controproducente nei confronti dell'assorbimento di alcune vitamine, di alcuni minerali, ok? Perché proprio le catturano e non consentono al tuo corpo di assorbirle. Quindi basta con tutti questi luoghi comuni sulla frutta, la puoi mangiare perché è gratis, a zero calorie, mangia quantità spropositate di verdure perché fanno sempre bene, non è così, e aprite un attimino gli occhi. Dopo aver smontato quindi alcuni miti comuni, andiamo a vedere in realtà come bisognerebbe mangiare la frutta, la verdura, cosa contengono realmente, anche se Valerio te lo ha già anticipato, e però l'importanza del mangiarle in una dieta bilanciata. Allora, la frutta, e per la frutta intendiamo praticamente quasi tutte le tipologie di frutta, incluso anche il pomodoro, che è un frutto, tranne pochissimo tipo l'avocado, che in realtà non contiene zuccheri allo stesso modo. Praticamente ogni tipo di frutta contiene zucchero, carboidrati, praticamente tutte. Se tu prendi i lamponi, la banana, la mela, la pera, ciascuno di essi per 100 grammi contiene quantità diverse, ha magari una tipologia di digestione, di assimilazione diversa, un quantitativo di fibre diverse, però contengono tutte zucchero, carboidrati. Quindi la frutta è la fonte di carboidrati che puoi utilizzare quando hai bisogno di mangiare carboidrati. Non devi mangiare solo carboidrati da frutta, però è una delle fonti migliori che puoi mangiare durante la tua giornata. Però devi conteggiarla nei tuoi macronutrienti. Quindi se tu usi l'app di Dieta Flessibile, quello che devi fare è inserire la quantità di frutta che mangi. Puoi ad esempio mangiare una mela a colazione, poi la banana a pranzo assieme al secondo e così via. Conteggerai quei carboidrati, perché non sono nemmeno pochissimi. Quindi fornirai al tuo corpo degli ottimi carboidrati, ricchi di vitamine e così via, ma dovrai conteggiarli. La verdura invece è anch'essa prevalentemente composta da carboidrati, però ha un apporto proteico più alto rispetto alla frutta, che praticamente non ha mai proteine, perché le verdure contengono anche proteine vegetali. Ci sono delle verdure che contengono anche parecchie proteine in realtà, anche se pur sempre proteine incomplete, oltre che i carboidrati in una diciamo quantità minore rispetto alla frutta. Infatti a parità di grammi, quindi per esempio 100 grammi di spinaci rispetto a 100 grammi di banana, contengono decisamente meno carboidrati e più proteine. Infatti le verdure andrebbero mangiate in quantità maggiore rispetto alla frutta. Le verdure le devi anch'esse conteggiare se idealmente vuoi rispettare la dieta flessibile al 100%, ma qualora tu non lo facessi o esagerassi un po' con le quantità o facessi un po' una stima, non succederebbe moltissimo rispetto ad altre tipologie di cibi. Infatti per esagerare con i macronutrienti devi mangiare veramente tantissime verdure. Attenzione, ci sono certe verdure che sono molto più ricche, per esempio i broccoli. Se mangi mezzo chilo di broccoli, comunque stai fornendo una buona quantità di proteine e carboidrati, quindi non è da ignorare, andrebbero tracciati. Se mangi 100 grammi di insalata e ne metti nella tua app che ne mangiate 50, non succede assolutamente nulla, perché l'insalata, cioè proprio la lattughina e così via, contiene veramente pochissime calorie e pochissimi macronutrienti, quindi proprio pochi grammi di carboidrati, proteine. Quindi sulla verdura fai sicuramente meno danno nell'andare a sensazione, ok? Poi ci sono verdure che contengono praticamente quasi nulla, ma ciò non vuol dire che ne puoi mangiare a chili. Quindi se tu mangi cetrioli tutto il giorno perché sei sempre pieno di fame e non riesci a saziarti, rivedi un attimo la tua dieta, cerca di bilanciarla meglio, fai un calcolo calorico e di macronutrienti migliore, perché probabilmente è sballato, non dovresti vivere come fanno magari alcune modelle o alcune persone che sono sempre con la fame, attaccato tutto il giorno alle carote, che poi in realtà contengono abbastanza zuccheri, ai cetrioli o alle zucchine, pur di non avere fame, ok? Quindi quello non va bene, è un comportamento completamente errato. Una dieta corretta ti dovrebbe fornire abbastanza energia e sazietà da poter star bene e non avere quasi mai fame, tranne nelle fasi leggermente più restrittive, magari, ma una dieta ipocalorica bilanciata in genere non ti fa avere fame. E sicuramente frutta e verdura sono un ottimo cibo nutriente da inserire in questo tipo di dieta per avere ancora più sazietà. Quindi può succedere che una dieta magari con i giusti macronutrienti, se mangi per quel giorno da cibi completamente errati, anche se rientri nei tuoi macro, magari avrai della fame. Quindi magari hai scelto dei cibi molto ricchi a livello calorici e quindi ti sei concesso tantissimi sgarri, diciamo, anche se all'interno dei tuoi macronutrienti
Per cui magari avrai fame perché il tuo corpo non avrà, diciamo, la sazietà corretta perché hai privilegiato cibi che non hanno il massimo valore nutritivo possibile. Quindi puoi fare la dieta flessibile scegliendo praticamente solo cibi processati, cibi non sani, però quella non è la scelta ideale assolutamente. Noi diciamo sempre di mangiare un 80% di cibo sano e in questo 80% frutta e verdure rientrano perfettamente, ovviamente conteggiati all'interno dei tuoi macronutrienti, come spieghiamo sempre e come ti ho appena detto. E allora, dimmi un po', perché devi continuare a farti fregare facendo diete di sola frutta, sola verdura e mangiare comunque carboidrati e non dovresti fare una dieta in cui sei tu a scegliere che carboidrati mangiare? Cioè, perché un chilo di frutta sì e una fetta di pizza no? Perché una ciotola di insalata con la verdura e la frutta dentro sì e una fetta di pane e Nutella no? Impara a mangiare quello che vuoi e impara a sfruttarlo per aumentare il tuo metabolismo. Impara a capire i carboidrati dove sono, come mangiarli, quando vuoi e aumentare il tuo metabolismo. E l'occasione migliore è sicuramente questa, perché in questo link, quello che trovi qua sotto nel pulsante, per alcune ore abbiamo messo in offerta la nostra mappa dei macros, che ti consente anche in più di avere tracciato perfettamente il percorso da parte dei nostri nutrizionisti e ti dice esattamente quali carboidrati, grassi e proteine mangiare per avere risultati, bruciare grasso a velocità turbo e imparare anche a capire come mangiare quello che vuoi e dimagrire, senza più credere a bufale come mangia solo la frutta, mangia la verdura, ma come fanno migliaia di amici e amiche che seguono dieta flessibile, bruciare grasso anche godendoti la pizza o un bel piatto di pasta. Clicca questo link qua sotto, per poche ore hai la possibilità di accedere a questo piano tutto incluso, ultra completo. E una volta che hai capito che la frutta e la verdura non sono delle cose miracolose, ma non sono nemmeno da bandire, abbiamo fatto quindi un po' di luce su questo argomento, come facciamo luce su ogni argomento all'interno dei nostri canali di dieta flessibile. Metti un pollice in su, condividi questo video con tutte le tue amiche, tutti i tuoi amici per far capire finalmente le verità sulla nutrizione. Cerchiamo di raggiungere almeno 1 milione di italiani per liberarli dallo stress delle diete restrittive ed estenuanti. E seguici su tutti i nostri canali, ci trovi su TikTok, su Instagram, su Facebook e su YouTube. Cerca Dieta Flessibile e comincia a seguirci per avere ogni giorno contenuti di valore e interessanti per il miglioramento fisico. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo da Mario e da Valerio di Dieta Flessibile.